sembra che negli ultimi giorni sia tornata una certa rilassatezza e un'abitudine che in parte erano state perse ultimamente. C'è tanta gente a giro, troppa probabilmente per quelle che sono le esigenze quotidiane permesse dal decreto. Le segnalazioni al centralino della Polizia Municipale, ma anche dagli interventi delle forze dell'ordine, sono aumentate in maniera importante. Vuol dire che ci sta un po' sfuggendo di mano qualcosa. Io penso che non sia ancora finita la situazione, la necessità di rimanere in casa, di mantenere le distanze sociali, di continuare a fare uno sforzo, anche in questi giorni Pasqua e Pasquetta, che arriveranno e che sono storicamente dedicati alle gite e alle uscite. Si può fare la gita fuori porta proprio davanti all'uscio di casa, ma non oltre. Non molliamo adesso. Abbiamo fatto uno sforzo importante in questi giorni, in queste settimane, e rischiare di sciupare tutto adesso sarebbe un peccato mortale. Vi chiedo davvero di fare un altro po' di fatica, di fare un altro po' di sforzo. Ce la facciamo, ne usciamo. Ma se continuiamo a mantenere alta l'attenzione e soprattutto a essere rispettosi delle normative vigenti, ma anche del buon senso. È partita da alcuni giorni la distribuzione dei pacchi alimentari per le famiglie non residenti ma comunque presenti sul territorio del comune di Prato, che, pur non avendo diritto al buono spesa, si trovano in difficoltà economica. È sufficiente chiamare il numero verde 800 301 650, scegliendo l'opzione pacco alimentare. Il servizio è attivo dalle 9 alle 14 e lo resterà fino al termine dell'emergenza. In questi giorni la richiesta del pacco alimentare potrà essere fatta anche da quelle famiglie che, pur avendo fatto domanda per il buono spesa, sono in tale situazione di emergenza che necessitano di un supporto e non possono attendere la prossima settimana, quando verranno erogati i buoni agli aventi diritto. Sono oltre 4.000 le domande presentate finora per i buoni spesa per il coronavirus. Fino alle 18 di sabato 11 aprile sarà possibile presentare la richiesta online 24 ore su 24 oppure tramite call center attivo dalle 8 alle 18 al numero 800 270 157. Non influisce sulla graduatoria l'ordine di arrivo. Possono richiedere il buono i residenti del Comune di Prato e le persone o le famiglie in difficoltà economica per Covid-19. L'importo è di 100 euro a persona fino ad un massimo di 400. Il ritiro del buono avverrà presso il negozio prescelto, muniti di numero identificativo della domanda. Solo per informazioni e chiarimenti, l'URP sarà raggiungibile fino a sabato 11 aprile, in orario sempre dalle 8 alle 18, ai numeri che vedete in sovrimpressione.